Cavaliere Arvedi sul manto erboso dello Zini, una grande emozione. Celebriamo questi 120 anni, una storia gloriosa, un traguardo importante. È sempre una grande emozione, sempre. Perché io venivo qui da ragazzo e stamani ho scritto sulla Gazzetta dello Sport che ero strabiliato dalle qualità fisiche e dalla tenacia del carattere di Giacomo Losi. Erano l'inizio degli anni 50 e lui giocava qua, su questa fascia, e me lo ricordo benissimo quando venivo qua. Quindi è lunga la storia sulla Cremonese, fin quando poi, per ragioni che voi conoscete, abbiamo dovuto recuperare una situazione difficile e abbiamo cominciato la rincorsa. A che cosa? A qualche obiettivo. Il primo obiettivo era andare in B, il secondo obiettivo era andare in A. 200, 2007, 2016, B, 2000. E 16-2022 la... Beh, due traguardi importanti per segnare la rinascita. Però mi fermo perché non c'è altra soluzione in avanti, no? Ora, quest'anno siamo non contenti, ma siamo consapevoli di aver imparato qualcosa. Cioè, onestamente non eravamo preparati ad affrontare la Serie A, non la conoscevamo. Io per quello che posso fare me ne occupo sinceramente spesso e volentieri anche, ma ammetto che noi non eravamo strutturalmente preparati. Ci stiamo preparando con i dirigenti di adesso che sono bravi, ma sono insufficienti. Là, per quanto ho visto io e per quanto conoscevo prima, è tutta un'altra questione. Si fa un salto enorme dalla B alla A, proprio come organizzazione, come qualità dei giocatori, come tenuta dei giocatori, come esperienza dei giocatori nel campo. Noi abbiamo perso delle partite in fondo quando vincevamo, abbiamo andato da mangiarci le unghie, insomma, vabbè. Quindi facciamo tesoro di quello che abbiamo imparato con umiltà e con rispetto degli altri, facciamo tesoro di questo patrimonio che abbiamo imparato tutti quanti e non molliamo, insomma, adesso non pensiamo a irragionevoli soluzioni e diciamo obiettivi, ma a ragionevoli obiettivi sì, ci pensiamo, quindi riprenderemo il cammino.